vendere sui 2000 metri in sabbia per cavalli di 3 anni, partiti. Alta dimensione assume l'iniziativa, al suo esterno Bring You Joy, la favorita, poi Red Hawk con all'interno Fat Joyce, chiude il gruppetto Campovolo. Alta dimensione guadagna circa 7 lunghezze a Bring You Joy in questo primo parziale. In terza posizione si mantiene Red Hawk, poi in quarta lungo la corda staziona Fat Joyce con a contatto Campovolo. Si va ad affrontare ora la dirittura opposta dove non cambia lo schema, con alta dimensione sempre proiettata in avanti. A 7-8 lunghezze si mantiene la favorita Bring You Joy, quindi in terza posizione Red Hawk, ancora Fat Joyce con i fianchi, ora Campovolo, cavalli a tre quarti della dirittura opposta, con in vantaggio sempre alta dimensione, a circa tre lunghezze segue ora Bring You Joy che cerca di prendere contatto con il leader, quindi Red Hawk che si affaccia terza all'esterno, ancora Campovolo e Fat Joyce. Gruppo ora ben riunito quando si affronta la piegata finale con Bring You Joy che passa alta dimensione per linee esterne Red Hawk, quindi Fat Joyce e Campovolo, si entra in retta di arrivo con Bring You Joy sotto la minaccia di Red Hawk, quindi Fat Joyce, Campovolo in calo alta dimensione, cavalli ai 350 metri conclusivi con Bring You Joy attaccato a fondo da Red Hawk, leggero vantaggio a 200 metri dal traguardo. Quindi Bring You Joy, ancora Fat Joyce, siamo ai 100 finali con Red Hawk che si svincola da Bring You Joy, Red Hawk vince nei confronti di Bring You Joy, poi a seguire Fat Joyce. Vince quindi Red Hawk, Sebastiano Guerrieri in sella per i colori del signor La Runa, il training del signor Impelluso, 5,94, la quota al totalizzatore per Red Hawk. Numero 5 dello schieramento riesce ad avere la meglio nei confronti di Bring You Joy, poi a seguire Fat Joyce. Attendiamo l'ordine d'arrivo ufficiale, linea alla regia. Complimenti a Salvo Gianni e complimenti a Red Hawk che torna al successo. Il pesino era a suo vantaggio, però la qualità l'ha mostrata in passato, no? Sì, sono contento che ho visto che è ritornata la cavalla che mi aspettavo. Milleottocento metri di pista sabbia da affrontare nel premio Roatan, seconda prova del palinsesto. Si tratta di un handicap discendente che impegna 11 soggetti di 3 anni ed oltre. Partiti. Nigriculus è il più veloce, assume l'iniziativa nei confronti di Aptitude to Storm, tra i primi si porta anche il grande Mattioli con i fianchi Saltage, Arikannick, in quinta corsia Duke of Rome, poi per linee interne Forex, ancora London River, Disappear, Difenditi e Goldfish. Cavalli che vanno ad affrontare ora la dirittura opposta con in vantaggio Nigriculus, a una lunghezza Forex, poi il gruppo capeggiato da Saltage, con all'interno Aptitude to Storm. Quindi per linee esterne Duke of Rome, ancora il grande Mattioli, Arikannick, poi London River, Disappear e Difenditi. Cavalli che vanno ad affrontare la piegata con in vantaggio sempre Nigriculus, tallonato da Forex che avanza al suo esterno, quindi Arikannick, Duke of Rome, poi in quinta posizione Saltage, sesto è London River. Cavalli in dirittura d'arrivo con Nigriculus attaccato all'esterno da Forex, quindi Duke of Rome che si prepara all'affondo esterno,
con ancora largo di Fendity, il top weight, quindi per Varti Arrica Nick e London River. Cavalli ai 200 finali con Defendity che passa in vantaggio, quindi Nigriculus che si mantiene in quota, a seguire Saltage e passata Defendity, Defendity su Nigriculus e Saltage. Defendity, Carmelo Zappulla per i colori della Rob e Mar, i colori della Rob e Mar, training di Stefano Postiglione. Carmelo Zappulla vince questo handicap, nonostante 65 kg, vince quindi Defendity, Defendity, la figlia di Democratic Deficit, riesce a prevalere in questo handicap, prende posizione lungo la piegata finale e poi allunga per linee esterne, riuscendo ad aggiudicarsi questo handicap. Attendiamo l'ordine d'arrivo ufficiale, linea alla regia. Complimenti a Stefano Postiglione, nonostante 65 kg Defendity ce la fa ancora. È una buona gara da sabbia, lei purtroppo l'altro giorno sull'erba non dimostra di andare così. Oggi hanno fatto anche una grande andatura, Carmelo è stato bravissimo, l'ha messa coperta e ha fatto un bel rush nel finale. E si cambia tracciato e si frequenterà quello della pista piccola nel premio Cozumel, handicap discendente che chiama al confronto ancora soggetti di 3 anni ed oltre, sono in 10 al via sui 1400 metri della pista piccola. Allineamento completato, ci siamo, partiti! C'è bagarre per il comando tra Danny Duroll, Red Joe, Super Sasha, quindi tra i primi Alamir, River Kay, in sesta posizione il grigio Comet Grey, a seguire Monister, ancora Seltimar, alta velocità, poi Ghija. Si completano i primi 250 di gara con Danny Duroll impegnato da Red Joe, poi per linee esterne Super Sasha, quarto è Alamir, quinto lungo la corda e River Kay, con i fianchi il grigio Comet Grey, ancora Seltimar, alta velocità, Ghija e Monister in coda al gruppo. Si entra in addirittura con Red Joe in vantaggio al suo esterno Alamir, la sua scia Super Sasha, quindi a largo si prepara all'affondo il grigio Comet Grey, ancora River Kay, Seltimar per Varchi, ancora Ghija, alta velocità, cavalli ai 200 metri finali con Seltimar a largo dello schieramento, lungo la corda si mantiene Red Joe all'interno, Red Joe, Comet Grey, poi Ghija e a seguire Seltimar. Red Joe lungo la corda, dal mio punto di osservazione riesce ad avere la meglio e difendersi dall'attacco di Comet Grey. Andiamo a rivedere proprio l'immagine dal basso, con in corda Red Joe Sebastiano Guerrieri, a largo Comet Grey, Salvo Basile. Red Joe si salva dall'attacco esterno di Comet Grey, poi Ghija e Seltimar in linea per il terzo posto. Complimenti a Vincenzo Caruso, è forse stretta la foto con Comet Grey, però pare che Red Joe l'abbia superato. Sembra abbia vinto Red Joe, comunque sia, o prima o seconda la cavalla ha corso molto bene, quindi sono contento per lei perché ogni anno in questo periodo mi stupisce sempre. È nel premio Miami la prova centrale del convegno di galoppo di oggi al Mediterraneo. Si tratta di una Maiden riservata a soggetti di 2 anni, miglio allungato in pista grande da affrontare per i 13 al via. Partiti. Shimmer Lunina subito in avanti per linee interne, Who's Mike Mastery, quindi Like Dancer Interstella, ancora Alca Lupetta, poi Naricia, la Chicca Sensual con i fianchi Mister Django, poi Gregorio Montedagodet,
Si completano i primi 300 metri con Shimmer in vantaggio nei confronti di Lunina, quindi Usmaic Mastery in terza posizione, la risale Alca Lupetta. Quinto Lek Dancer, ancora l'Aprineide, poi per linee esterne la Kika Sensual e Mr. Django, quando si va ad affrontare la piegata con in vantaggio Shimmer nei confronti di Lunina, Alca Lupetta. Quarta in corda Usmaic Mastery, in quinta posizione Lek Dancer, sesta risale la Kika Sensual, settimo Mr. Django, poi Gregorio Monte, cavalli che entrano in dirittura di arrivo con in vantaggio Shimmer, al suo esterno Lunina, poi lungo la corda Usmaic Mastery, ancora per Varchi la Kika Sensual, quindi Mr. Django, Dagodet per linee esterne, cavalli ai 350 metri conclusivi con Lek Dancer che scatta lungo la corda, al suo inseguimento si mantiene Mr. Django a largo Glaca, quindi Dagodet, la Kika Sensual, Lek Dancer ha un buon margine di vantaggio, Lek Dancer la favorita a segno su Mr. Django, Glaca, poi a seguire la Kika Sensual. Vince quindi Lek Dancer Antonio Cannella per i colori di Mark Cuschieri, il training di Massimo Sardelli. Vince quindi la favorita, assegno quindi la favorita a 2,40 la quota di Lek Dancer, che risolve questa maiden sui 1700 metri nei confronti di Mr. Django numero 10 e di Glaca numero 3, poi la Kika Sensual che risale per Varchi. Ha lasciato un po' l'amore in bocca quel secondo posto dietro Stranissimo all'ultimo uscito. Oggi Lek Dancer sicuramente riscatta quella prestazione. L'amore in bocca no, perché alla fine Stranissimo dopo si è confermata una cavalla veramente buona, perché è riuscita a vincere la condizionata, quindi noi tutto sommato eravamo rimasti contenti di quella linea. Stamattina fortunatamente lei ha galoppato come sa galoppare, la distanza finalmente era consona alle sue attitudini, perché 1007 pista grande già è più adatta a lei, perché è una cavalla da distanza e è riuscita a spuntarla. Oggi vince da degna favorita, lo possiamo dire? Sì. Adesso sarà di scena il premio Ocho Rios, una vendere che si confronterà sul miglio della pista grande. Sono i 3 anni ed oltre al confronto. Dopo il forfè del numero 8 dello schieramento Palazzo Braschi, rimangono in 10 al via. Partiti. Perde qualche battuta Logi King, assume l'iniziativa Love in Motion, in seconda posizione Super Coach, poi Grey Bet, quindi Never Will, questi primi quattro, quinto Apiero, poi Vittoria Day, Bright Light City, Nervous of Steel, Whip Storm, a lunghezze Logi King. Gruppo allungato dopo i primi 350 metri di corsa, con Love in Motion a scandire il ritmo in avanti nei confronti di Super Coach e Never Will, poi in quarta posizione la grigia Grey Bet, quinto è Apiero con i fianchi Vittoria Day, a seguire Whip Storm, poi Nervous of Steel, Logi King. Cavalli in dirittura d'arrivo con in corda Love in Motion, al suo esterno Super Coach, quindi Grey Bet, ancora all'esterno Vittoria Day, quindi Apiero, Never Will per Varchi, cavalli ai 350 metri conclusivi con Grey Bet che passa nei confronti di Super Coach, al largo Vittoria Day, Apiero, quindi Never Will per Varchi, siamo ai 150 metri finali con Grey Bet che si svincola da Super Coach e Apiero che ora trova il varco. Nel finale Grey Bet vince su Super Coach, quindi Apiero e Vittoria Day. Grey Bet vince questa vendere sui 1600 metri. Grey Bet, Sebastiano Guerriere ancora una volta a segno, 6,81 la quota per la portacolori della signora Vanessa Guerrieri, poi Super Coach, Apiero e Vittoria Day nell'ordine.
Vince quindi l'allieva di Salvatore Lanteri, 6,81 la quota di Grey Bet, che risolve questa vendere sulla meglio. Attendiamo l'ordine d'arrivo ufficiale, linea che torna alla regia. Entra in questo istante Spirit Divino, i cavalli sono in partenza, partiti! Golden Sofia, Spirit Divine, a fare andatura, Carrion ora dall'esterno guadagna la leadership, per linea interna Golden Sofia, in seconda posizione Spirit Divine, poi ancora Blue Java Force a ridosso dei primi, quinto Magnus Dream, sesta Ninetta Swing con i fianchi di Rociadora, poi Mela Stregata, cavalli che vanno a completare la piegata, si entra in dirittura d'arrivo con in vantaggio Spirit Divine, al suo esterno si propone Carrion, poi per linee esterne De Rociadora, cavalli ai 250 metri conclusivi con Carrion che è passato nei confronti di Spirit Divine, poi da Rociadora per linee esterne, Buffer per Varchi, quindi Magnus Dream, siamo nei metri finali con Carrion in buon vantaggio, Carrion vince su da Rociadora, poi per linee interne Buffer e Spirit Divine, vince quindi Carrion con in sella Salvo Basile, 5,05 la quota di Carrion, numero 4 per i colori del signor Puglisi, training del signor Cutrale, poi De Rociadora a seguire, Buffer e Spirit Divine nell'ordine. Carrion ancora una volta successo, figlio di Golden Pivotal, vince questo handicap sui 1200 metri, poi De Rociadora al posto d'onore, terzo e Buffer che filtra per linea interna lasciando quarta Spirit Divine.